Un nuovo video su Artista Dentro, benvenuto e bentornato, io sono Letizia Dispare e oggi parlerò di ansia da prestazione subito dopo la sigla. Prima di entrare nel vivo dell'argomento di oggi ti invito, se non l'hai ancora fatto, ad iscriverti al canale, attivare la campanella per non perdere i video settimanali, ma soprattutto i video bonus che escono spot. E se hai richieste per argomenti futuri, appunti, consigli per tutto ciò che ho già creato e pubblicato, scrivimi nei commenti. Se hai delle domande o dei dubbi, scrivimi nei commenti. Puoi anche cercarmi come Letizia Dispare su tutti i social, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, per entrare in contatto con me e scrivermi se vuoi un posto dedicato che non sia pubblico come i commenti di YouTube. Entriamo nel vivo. Panico, ansia da prestazione. È qualcosa che può colpire attori, musicisti, pittori, scrittori, qualsiasi tipo di campo artistico ne viene coinvolto, perché il perno dell'ansia da prestazione non è l'arte in sé, ma è la persona. Quindi anche un impiegato, anche un manager, una persona che lavora in banca, al supermercato, può subire questa ansia da prestazione. Diciamo che la cosa più importante sarebbe quella di entrare nel dettaglio e capire perché si soffre di ansia da prestazione. Sicuramente uno spunto e un aiuto può derivare dalle discipline orientali. Io ho creato il metodo The Hidden Three proprio per aiutare sia dal punto di vista personale che dal punto di vista performativo e artistico le persone e gli artisti. È un metodo basato sulle discipline orientali e che si divide in crescita personale, crescita artistica, attoriale, musicale, e poi c'è tutta la sfera legata al meraviglioso mondo dei bambini. Perché ho deciso di creare questo metodo? Perché appunto le discipline orientali aiutano anche sotto e soprattutto sotto questo punto di vista. Agire sulla propria autostima e sul proprio focus e sulla propria capacità di sentirsi sicuri e sul pezzo è davvero alla base, ma sono percorsi che vanno iniziati in consapevolezza. Quindi se hai bisogno di consigli o vuoi informazioni su questo, scrivimi nei commenti, cerca The Hidden Three sui social, contattami, mi trovi veramente su tutti i social come Letizia Dispare e parliamo anche di questo aspetto. Ma voglio darti una pillola per cercare di superare l'ansia da prestazione anche nei momenti in cui non te l'aspetti e soprattutto all'inizio, quando sei in una situazione e non hai ancora iniziato un percorso per lavorare su questo aspetto. La respirazione è davvero alla base della vita, alla base di qualsiasi attività e alla base dell'essere un essere umano che vive in una dimensione tridimensionale. Quindi la respirazione è veramente il punto di partenza. Molto spesso, soprattutto in una situazione di ansia e di stress, si lavora e si respira soltanto con la parte alta dei polmoni. Alcune persone respirano proprio utilizzando e alzando il petto, quindi una respirazione clavicolare, alzando le spalle e via via tralasciando la parte centrale e la parte finale dei polmoni. Questo alla lunga crea veramente dei disagi dal punto di vista della salute, dal punto di vista proprio delle performance. Quindi è fondamentale iniziare a respirare bene. Respirazione profonda, inspiro dalle narici, gonfio partendo dall'addome, poi piano piano riempio tutto il tronco, quindi tutta la capienza polmonare. Questa è una respirazione yogica completa che vi aiuta via via a sbloccare tutta la situazione. Quindi inspiro dalle narici, gonfio l'addome, piano piano gonfio a metà, gonfio il petto, quindi avrò la sensazione di avere veramente il petto e i polmoni pieni d'aria. Espirando dalle narici si sgonfia il petto, le costole si chiudono e si sgonfia anche l'addome.
Questo è per allenarti a casa. Quando sei in una situazione e ti serve di entrare immediatamente in un rilassamento, in uno stato di concentrazione, se non vuoi e non riesci a fare questa respirazione completa, inspiro dalle narici, gonfio l'addome, appoggio il palmo della mano destra sotto l'ombelico e l'idea è quella di spingere l'aria all'interno dell'addome, spingere la mano in fuori, espiro, la mano accompagna l'addome in dentro e l'aria ritorna su ed esce dalle narici. Questo è veramente un aiuto enorme quando provi l'ansia da prestazione. Quindi è come dire, prendo una pastiglia che mi fa passare il sintomo. Poi, artista, io ti consiglio veramente di sondare, di migliorare questo aspetto, di migliorare quello che pensi di te e la tua preparazione. Si può soffrire di ansia da prestazione quando si sa in modo conscio o semiconscio magari di non essere molto preparati e quindi abbiamo paura di dimenticarci le battute, abbiamo paura di perdere dei pezzi. Quindi se tu arrivi e sai esattamente cosa devi fare, quindi a livello di struttura hai tutto ben chiaro, l'ansia da prestazione potrebbe prenderti anche a causa dell'adrenalina e quindi tutto ciò che sale prima della performance, e quindi puoi girare l'ansia da prestazione in qualcosa di positivo, ma quello è un altro discorso. In questa pillola volevo veramente donarti qualcosa di molto semplice alla portata di tutti, ma che ci sfugge nei momenti di ansia e di agitazione profonda. Ricordati, a casa allena la respirazione yogica completa e quando ti serve all'uso non c'è bisogno di portare avanti questa respirazione completa, ma vai a respirare in modo profondo. Palmo sopra destro sotto l'ombelico, inspiro ed espiro dalle narici, gonfio e sgonfio l'addome. Io spero davvero che questa pillola possa aiutarti a fare la differenza. Spero che il metodo dei Hidden Tree possa averti incuriosito e fatto arrivare il desiderio di andarlo a cercare su YouTube, Facebook e Instagram e saperne di più. Io sono a tua disposizione, il metodo è stato creato, l'ho creato apposta per dare una mano alle persone e agli artisti, perché da artista e da persona so quali sono i punti critici e anche grazie alle discipline orientali come andare a bypassare, affrontare e superare molti blocchi e disagi e disturbi. E che dire, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, attiva la campanella per non perdere i video bonus, cercami sui social Letizia Dispare e ti ripeto The Hidden Tree se vuoi andare a sapere di più e scoprire l'universo del mio metodo. Ci vediamo alla prossima, live with passion always, ciao.